stiamo con il nostro cuore, con l'anima, con tutto noi stessi, con tutti i pesi, insieme a Maria, la madre di Gesù, a Giovanni, il discepolo prediletto, stiamo ai piedi della croce, invochiamo davvero misericordia per tutti noi. Gesù ci ha insegnato il Padre nostro. Chi di voi, se qualcuno va di notte a chiedergli un pane perché a degli ospiti, lo rimanderà a casa senza darglielo. Chi di voi, anche se siete cattivi, dice Gesù, se un figlio vi chiede un pane, gli date una pietra, o se vi chiede un pesce, gli date una serpe. Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E poi insegna il Padre nostro. Allora obbediamo con l'aiuto della Madonna, obbediamo a Gesù, rischiamo di pregare veramente non con la bocca perché ormai lo recitiamo da sempre, sto Padre nostro, ma forse qualcuno che ci ascolta a casa chissà da quanto tempo non recita un Padre nostro, una preghiera, i nostri fratelli che sono nel carcere. Sono in situazioni difficili, i nostri fratelli che magari hanno perso una persona cara da poco. Ecco, fidiamoci di Gesù che è vivo e vegeto nella sua Chiesa e preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri cuori, te lo chiediamo in modo particolare per intercessione della Regina della Pace che pregheremo tra poco a conclusione. E con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, tu hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Tu lo dici anche a noi adesso riuniti qui nel tuo nome. Dona la pace ai nostri cuori. Tu non guardi ai nostri peccati, ma guardi a chi tra di noi si rivolge a te con umiltà, con verità, chiedendoti perdono, come San Pietro. Signore, tu sai tutto, sai quanto sono debole, quanto sono fragile, ma sai che ti amo. E concludiamo questo nostro momento di preghiera con la Salve Regina. Perché la Madonna ci mostra Gesù qui sulla terra e poi, una volta che concludiamo il nostro pellegrinaggio, ci accompagnerà da Gesù. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Carissimi amici, speriamo che questo momento di preghiera abbia portato a tutti noi un po' di quella pace che il Signore vuole darci, perché ci dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, e speriamo che ci abbia fatto venire voglia di pregare, di continuare a pregare. Io adesso ritorno a casa, continuo a pregare, preparo il foglietto della domenica per la mia parrocchia, poi vado alle 19 a celebrare la Santa Messa e vi porto nel cuore, carissimi amici, specialmente quelli che avete vissuto questo momento di preghiera con noi. Quindi vi lascio un saluto affettuoso e l'arrivederci alla prossima settimana, ma sempre a Dio piacendo. Ciao.